E a te a tutti, ciurma, e benvenuti Ciccherini in questo nuovissimo e probabilmente ultimo episodio su Among the Sleep. Vediamo ragazzi se per questo finale riusciamo a raggiungere almeno i 20 like. E che dire, la volta scorsa io mi ero fermata qui perché non avevo idea del fatto che fossi così vicina alla fine. Però, vabbè, ci faremo un video bello preciso col finale, con il mio parere come sempre. Avevamo vissuto dei momenti veramente terrificanti, io vorrei definirli così, ragazzi. E purtroppo Teddy si era rotto. Infatti abbiamo qui davanti a noi, ragazzi, il suo braccio, povero Teddy. Allora, aspetta, perché no, non mi piace la musica che sto ascoltando. Ah, c'ho pure l'elefante. Oh no, no, no. Ah! Al buio no. No, 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 vi prego. Che ho appena cominciato, per favore. Non mi ero preparata degnamente a questa cosa. Oh Gesù. Oh Gesù, Giuseppe e Maria, che cosa non ora? Che cosa, vi prego, non, no. Oh mamma! Come non ora? Come non ora? Dove vai, ma? Mamma! La concetto hermana, mammina, dove caspita vai? Oh merda, miseria! Oddio, perché aveva preso le sembianze del mostro, ragazzi? Aveva preso le sembianze del mostro! È vero! E cos'è, una bottiglia rotta? Questa cos'è? Oh mio Dio, non mi sta piacendo per niente questa cosa. Non mi sta piacendo per niente! Vi prego, eh! No! No, 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 no! No! No, cioè, seriamente, parliamone. Quello che mi avete voluto far capire è che lei... è lei il mostro. Cioè, era tutta una grossa metafora. Tutto questo è una grossa metafora. Cioè, perlomeno così lo sto interpretando io, ragazzi. Non gli permetterò di portarti via da me, ma di che sta parlando? Vabbè, effettivamente all'inizio del gioco noi abbiamo visto solo nostra madre, non abbiamo visto nostro padre. Per cui, probabilmente, mia deduzione, i genitori sono tipo separati. E la madre non vuole che il padre veda la figlia, ma perché? Se a quanto pare il mostro che questa bambina vede è la madre stessa. Non mi far arrabbiare, la mamma si infuria, non vuoi che succeda una roba del genere. Vuol dire tutto, ragazzi. Perché non posso girare la mano? Ah, perché giustamente devo prima chiudere la porta, giocherina, sei un genio, proprio il genio del male. Queste sono mie, cioè, deduzioni, ragazzi, che penso siano corrette. Dovrebbero esserlo. E ma come faccio a premere il bottone se non c'è Teddy? Aspetta, non mi dica che devo mettere il braccio di Teddy qua sopra, che cosa orrenda. Oddio, povero Teddy, ho dovuto usare i tuoi resti per attivare quest'ultimo ricordo. Ah, vabbè, ne prendo solo un altro po', ha detto anche una cosa del genere, non mi dica che tipo si droga o che roba. Ok, questo non mi piace. Ok, questo non mi piace, d'accordo. Ok, ve lo dico proprio a cuore aperto. Oh!
mia stanza. Ma che bello vederla di giorno, guarda, così mi rincuora sicuramente di più. Vorrei tanto sapere Teddy che fine ha fatto, quindi l'ha preso lei Teddy, tipo, no? L'aveva preso il mostro, ragazzi. Oh, questo posso prenderlo? Sì. Cioè, ah, ok. Sono cose che abbiamo usato, ragazzi. Cos'è sto casino? Oh, questa pure l'avevamo usata, vi ricordate, per aprire una porta. Mamma, perché c'è sto bordello in casa? Mi spieghi? Mi spieghi cosa starebbe succedendo? Mamma, dove sei? Dov'è Teddy? Dove hai messo Teddy? Bamba, ci sei o non ci sei? Non lo so, ragazzi. Andiamo lì sotto. Oh, questa è la chiave, vi ricordate? L'avevamo usata per aprire il cancello quello di legno. Mamma, adesso mi sfracello per le scale. No, no, no. Oh, no. Sto odiando tutto questo. Sto odiando tutto questo perché è cambiata l'atmosfera da un momento all'altro. Il puzzle. Non è che devo ricostruire il puzzle, no? Di nuovo. Mammina, perché è tutto chiuso? Ma! Dove sei? Ma, perché piangi? Mamma! Mi posso fidare di te? Sinceramente non lo so, c'ho i miei dubbi. A lei Teddy, è vero, lei è un mostro! E che ci fai con una bottiglia di vino in mano? Sei un'alcolizzata, questo mi stai a dire? Mamma, me lo ridai Teddy? Ma sei un'alcolizzata! Questo è il punto, questo mi stai dicendo? Dammi Teddy! Stay away from me! I'm I never meant to. È lei il mostro, è lei. It's too much. Sei tu il mostro. Avete visto quell'effetto tipo di paura? Era quello che provavamo quando c'era lei. Cioè quando c'era il mostro. Chi è? Vedo il Signore. Vedo il Dio Padre. Chi è? Ah, vado nella luce. Papà? Did you like your gift? Certo. What happened to his arm? L'ha strappato via. We'll fix him up. Allora ragazzi, abbiamo appena finito Among the Sleep. Avevate ragione, mancavano una decina di minuti alla fine del gioco. Che dire? Che dire, sicuramente mi ha stupito. Cioè non mi aspettavo tutta questa gran cosa. Ovviamente non lo si può definire sicuramente il gioco dell'anno, il gioco del secolo tra virgolette, però ha il suo perché, ragazzi. Adesso andiamo un attimino a commentare questo gioco. Generalmente parlando, direi che ha il suo perché. Si capisce ovviamente tutto alla fine, perché come avevamo capito verso la fine il vero mostro era la madre di questa povera bambina, che vivendo con lei, che a quanto pare è una tipa che beve forse per dimenticare i propri dolori, le proprie tristezze eccetera, costretta a vivere con questa madre che le faceva vivere un vero e proprio incubo. Questa era la grossa metafora impersonata anche dal piccolo Teddy, dall'orsacchiotto, che ovviamente non era davvero vivo ma nella fantasia della bambina, l'orsacchiotto che era un regalo del padre, che come abbiamo capito alla fine sembra essere la luce, cioè nell'oscurità, quindi la salvezza. Ovviamente questo orsacchiotto che impersonava un aiuto, diciamo, un sostegno venuto appunto dal padre, che rappresenta la salvezza per questa bambina. Per cui quello che abbiamo vissuto nel gioco, tra virgolette, è stata una grossa metafora, nel senso che questa bambina
bambina è stata costretta a vivere un vero e proprio incubo e quindi ha dovuto affrontare, tra virgolette, le proprie paure, anche se effettivamente non credo che abbia superato del tutto la propria paura per la madre, perché abbiamo visto alla fine che abbiamo rivissuto quello stesso effetto di terrore. Quindi ha dovuto affrontare questo viaggio, questo piccolo viaggio, tra virgolette, all'interno dei propri ricordi, perché comunque conservava dei bei ricordi della madre, che però erano una piccolissima luce all'interno invece dell'immensa oscurità di quest'incubo causato dalla propria madre, che bevendo ovviamente si trasformava in un vero e proprio mostro, tra virgolette, nel senso che trattava male la piccola, abbiamo visto anche alla fine, abbiamo avuto una conferma di questo. E quindi il tutto rappresenta il fatto che questa bambina, ripeto, ha dovuto vivere quest'incubo, che alla fine però per fortuna si risolve con l'arrivo del padre, che invece sembrerebbe d'ora in avanti prendersi cura della piccola. Infatti avevamo sentito la voce della madre che diceva: non gli permetterò di portarti via, una roba del genere, perché evidentemente il padre era conscio di cosa faceva la madre, insomma delle condizioni in cui riversava, e quindi le diceva: io voglio prendere nostra figlia perché tu sei la peggio madre, proprio una roba del genere. Quindi la storia ci sta, ragazzi, scoprire il tutto alla fine dà veramente, c'ha quel quid in più, insomma dà quel quid in più a questo gioco bello. Cioè l'idea è veramente molto molto bella, ragazzi, anche perché, non so, io è stata la prima volta che ho visto un gioco che ti mette nei panni di un bambino, poi tra l'altro così piccolo, quindi ti fa capire come può vivere psicologicamente parlando effettivamente un bambino una situazione del genere. Ovviamente immagina il tutto in maniera molto molto fantastica, quindi diciamo che ha fatto impersonare la mamma l'immagine del mostro, comunque ha ricreato praticamente l'ambiente familiare in un ambiente fantastico, però oscuro, eccetera, eccetera. Veramente idea fantastica. Dal punto di vista grafico, ovviamente il gioco è abbastanza semplice, direi, però efficace. Mi sono piaciuti comunque gli ambienti, quindi le ambientazioni sono state create bene, belli dettagli, per esempio nella stanza c'erano tanti, veramente tanti giocattoli, le ambientazioni più paurose comunque anche ben caratterizzate, direi. E la colonna sonora, ragazzi, ci stava veramente molto, specialmente gli effetti sonori, anche tipo i piccoli rumori, veramente ben fatto il comparto sonoro. Dal punto di vista della rigiocabilità avrei i miei dubbi, tra virgolette, nel senso che comunque i giochi horror, ragazzi, sì, possono essere rigiocabili, però fino a un certo punto, nel senso che magari in momenti di spavento, eccetera, già sai cosa sta per succedere, quindi non è sicuramente molto rigiocabile, ma se non sbaglio ci hanno aggiunto un DLC, cosa che mi avete consigliato di fare, se non erro, ma che mi dispiace dirvi, ragazzi, non credo che porterò, perché ben sapete che di solito, siccome purtroppo le mie serie si dilungano abbastanza, vorrei evitare di prolungare ulteriormente l'esperienza su un singolo gioco, per cui il DLC non lo giocherò, però questo sicuramente per aggiungere maggiore esperienza di gioco ad un gioco che non è così tanto rigiocabile. Veramente io da questo gioco gli darei un 7,5, ragazzi, un 7,5, perché vi ripeto, non è il top della gamma anche dal punto di vista grafico, eccetera, però se ben sapete che a me di questo poco importa, però non è il gioco dell'anno, anche se comunque l'idea veramente ci sta, quindi 7,5-8, dai. Ah, si possono passare rapidamente i titoli di coda, ragazzi, tenendo in giù la levetta analogica. Ok, non c'era niente alla fine dei titoli di coda. Io direi che ho espresso tutto il mio parere riguardo questo gioco. Ovviamente, ragazzi, mi aspetto di sapere in commento voi che impressione avete avuto da questo gioco. Ci tengo veramente tanto, ragazzi, quindi mi raccomando, ho detto tanto, non so se ve ne siete d'accordo. Se volete sapere quale sarà il prossimo gioco che porterò una volta finito Among the Sleep, non ve lo so ancora dire, perché non so se porterò già subito un altro gioco horror, ragazzi, questo veramente devo ancora deciderlo, per cui abbiate un pochettino di pazienza. Questo video e questa serie terminano qui, grazie a tutti, un bacione, Yobudosh a tutti, ragazzi, ciao! Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni, più il sito digital24.it dove potete fare i vostri acquisti videoludici.